La parola al professor Biga, che ci parlerà dell'uso degli steroidi nella distrofia di Duchenne. Buono, cattivo, incerto? So I'd like to thank Filippo and Voglio ringraziare Filippo, Elizabeth, Pat e tutti coloro che hanno organizzato questo incontro. Sono davvero felice di essere qui e tornare in una delle città che amo di più. Vorrei riprendere due fili di presentazione che sono stati già mostrati da Holly prima, che ha detto che occorre ascoltare i genitori. E voglio dire, in particolare davanti a questo pubblico, che la vostra voce di genitori è molto più forte della nostra di operatori professionali. E se io voglio sapere qualcosa di importante, vado a chiederlo a un genitore. Quello che facciamo noi non funziona quanto fa quello che fate voi. Voi avete una voce potentissima, quindi bisogna allearci. La seconda cosa è un commento che si riferisce alla prova scientifica basata sull'evidenza. In molti casi le cose funzionano anche se non c'è evidenza, quindi vi vorrei parlare di steroidi, il buono, il cattivo, l'incerto. C'è evidenza, ci sono prove che io ho ottenuto da bambini, da famiglie, prove che spesso non sono controllate, spesso sono aneddotiche, ma questo non vuol dire che non corrispondano al vero. Allora, tre aspetti fondamentali. Nei prossimi minuti parlerò di tante cose. Sono assolutamente felice alla fine della mia presentazione di rispondere alle vostre domande. Sarò qui oggi, domani, quindi fermatemi, fatemi domande. Io sono pronto a rispondere. Non conosco tutte le risposte, ma farò del mio meglio. Allora, dicevamo il buono. Ci sono alcune cose buone, altre un po' meno buone e comunque dei punti interrogativi per il futuro. Allora, in medicina, in settori importanti come la Duchenne, spesso in alcuni settori esiste un disaccordo. Qualcuno dice una cosa, qualcun altro ne dice un'altra. E io penso che siamo tutti d'accordo nel dire che i corticosteroidi possono aiutare. Non sono perfetti, ma rallentano l'avanzamento del deperimento muscolare, ci aiutano a prendere tempo. Non sono una cura definitiva, ma ci aiutano a prendere tempo in attesa che arrivi qualcosa di meglio. E naturalmente possono servire a migliorare la qualità della vita a condizione che i bambini ne tollerino gli effetti collaterali. Voi siete genitori e dovete naturalmente decidere se è la decisione giusta per voi e per i vostri bambini usare questi farmaci, quando iniziare a usarli. Vediamo alcuni aspetti in dettaglio. Nel breve termine o nel lungo termine? Nel breve termine i bambini hanno più energia. Se si comincia quando i bambini sono più piccoli, è meglio. Se si comincia con bambini di 8-9 anni, i bambini hanno già perso energie e probabilmente i benefici saranno minori. Ci sono 5 aspetti importanti: la deambulazione, la respirazione, la funzione cardiaca, vedremo meglio, la respirazione, la colonna vertebrale e la forza muscolare. Questi sono i 5 ambiti di effetto degli steroidi di cui parlerò brevemente insieme a voi. Prima di tutto, conservazione della funzione muscolare. Il messaggio è che se si prendono i corticosteroidi si cammina meglio, più a lungo. Chi non prende i corticosteroidi di solito smette di camminare intorno a 10 anni di età. Questo è un dato che abbiamo trovato in tutto il mondo. Alcuni magari camminano un po' di più, ma l'età media è 10 anni. Con i corticosteroidi il bambino riesce a camminare da 3 a 5 anni in più.
questo è un bambino che ha 14 anni, è basso di statura, ha un'andatura tipica di un bambino che ha la Duchenne, però cammina bene, se la cava bene. Noi non abbiamo visto che i bambini non amano stampelle, bastoni e sostegni, ma anche in questo modo il bambino se la cava bene. Alla fine delle scale è un po' stanco, però non è male. Vediamo la funzione polmonare, respirazione. La respirazione, vedremo qui delle tabelle. Vediamo i bambini che non hanno mai preso gli steroidi, quelli in azzurro, bambini di 10, 15, 18 anni e in blu quelli che prendono i farmaci. Mano a mano che i ragazzi crescono, la funzione dei polmoni peggiora perché i muscoli hanno una grande funzione a livello respiratorio e c'è un indebolimento muscolare. Chi prende i corticosteroidi, vedete, ha una maggiore conservazione della funzione respiratoria, respira meglio più a lungo, la funzione respiratoria funziona decisamente meglio. Quando hanno intorno ai 18 anni, i ragazzi hanno un minor numero di infezioni polmonari se prendono gli steroidi, finiscono meno frequentemente in ospedale per la polmonite, quindi hanno meno tosse. Allora, naturalmente, se il ragazzo riesce a tossire è una buona protezione contro le infezioni polmonari, quindi se è migliore la funzione polmonare il ragazzo tossisce più facilmente e evita complicanze gravi come la polmonite e avrà anche meno bisogno di funzione ventilatoria assistita la notte. Abbiamo visto che chi prende i corticosteroidi la notte ha meno bisogno di ventilazione artificiale. Funzione cardiaca. Questi sono dati raccolti negli anni. È difficile oggi trovare dei ragazzi che non prendono gli steroidi, che non li hanno mai presi. Questi sono ragazzi trattati con deflazacort. A parità di età, guardate qui. Oh, mi è scappata. La funzione cardiaca che viene misurata qui con un'ecocardiografia, non facciamo anche delle risonanze a volte, misuriamo la funzione di eiezione del ventricolo sinistro, la capacità del cuore di contrarsi, di battere e vediamo la differenza tra chi prende i farmaci e chi non li prende. In chi non prende gli steroidi intorno ai 10-15 anni il cuore si indebolisce moltissimo essendo un muscolo, quindi il deflazacort ha un effetto di protezione della funzione cardiaca. Vediamo la colonna vertebrale, anche la colonna vertebrale è una situazione molto importante. Chi non prende gli steroidi, il 90% dei casi, cioè 9 ragazzi su 10, avrà bisogno di un intervento chirurgico per via dell'incurvamento della scoliosi che colpisce la colonna. Si tratta spesso di interventi pesanti e alcuni hanno anche bisogno di una nutrizione parenterale perché non riuscendo a tenere la schiena dritta non riescono neanche a mangiare bene e a mangiare da solo. Chi prende gli steroidi solo nel 10% dei casi ha bisogno di un intervento chirurgico e comunque anche se si fa l'intervento chirurgico è possibile mantenere una forza muscolare tale che anche dopo l'intervento il ragazzo può mangiare da solo normalmente. Quindi è un dato molto importante. Vediamo le cattive notizie. Ci sono anche delle cattive notizie. Naturalmente la situazione è molto variabile. Alcuni ragazzi non hanno problemi con gli steroidi. A volte però ci sono degli effetti collaterali che voglio descrivere. In particolare i ragazzi rimangono bassi di statura. Parleremo poi della situazione ossea, aumento di peso, ritardo della pubertà e altri aspetti. Allora, parliamo intanto della ridotta statura. Non è un rischio, è una certezza. Chi prende gli steroidi cresce di meno. Questo è un ragazzino basso, vicino a suo fratello, che è decisamente più alto. Al momento della laurea si vede che
non ci sono ancora peli, barba, quindi la pubertà è ritardata, ma il ragazzo sta bene, quindi la statura rimane bassa. Però a volte non vuol dire che essere bassi è necessariamente qualcosa di negativo. Ci sarà anche una fisioterapista che parla dopo di me. A Toronto noi facciamo per esempio danzare questi ragazzi. Questo ragazzo in particolare fa il maestro di danza, quindi non è detto che chi è basso non se la cavi bene. Per quanto riguarda la salute ossea, sappiamo che la genetica influenza enormemente la condizione delle ossa. Se il vostro corredo genetico è negativo per le ossa, la salute delle ossa sarà scarsa. I ragazzi quando hanno 4, 5, 6 anni e hanno la distrofia di Duchenne tendono a muoversi meno degli altri, non saltano, non corrono e quindi avendo meno attività fisica hanno un maggiore indebolimento delle ossa e inoltre hanno più difficoltà a livello metabolico di diverse sostanze, vitamina D, eccetera. Allora, quindi prima di iniziare gli steroidi hanno un maggior rischio di fratture. Un terzo dei ragazzi, sia che prendono gli steroidi che non li prendono, finiranno per subire una qualche frattura delle ossa lunghe, braccia o gambe, indipendentemente dall'uso dei farmaci. Ci possono essere anche delle fratture vertebrali. Quindi questi sono gli aspetti negativi. Diciamo che le ossa lunghe reagiscono poco alla somministrazione del deflazacort. Le fratture arrivano sia che si prenda il farmaco che se no anche non lo si prende. Parleremo meglio dopo di questi aspetti. Comunque certamente abbiamo bisogno di altri lavori di ricerca su questi temi perché ne sappiamo ancora troppo poco. Cosa possiamo dire della pubertà, dello sviluppo? Di solito la pubertà è ritardata, arriva più tardi, arriva ma più tardi, arriva intorno ai 20 anni. Ma mentre si aspetta la pubertà che cosa succede? Beh, sicuramente questi ragazzi avranno un aspetto più giovanile, sembrano più piccoli della loro età. Spesso per i ragazzi a 15-16 anni questo è un problema, però che cosa è più importante, avere la barba o continuare a camminare? Quindi glielo potete spiegare, potete dire: tu sembri più giovane, sembri più piccolo della tua età, non è un grosso problema, ma prima o poi la pubertà arriverà se sei paziente, quindi non ci sarà barba, la voce avrà un tono più alto, ma ci sono anche dei vantaggi: non ci saranno foruncoli, niente acne e non ci sarà bisogno di farsi la barba tutti i giorni. Quindi dipende dai ragazzi comunque. Ad alcuni tutto questo importa poco. L'aumento di peso, beh, l'aumento di peso invece può essere un vero problema. Ci sono dei ragazzi che possono mangiare tutto quello che vogliono, non ingrassano, altri invece ingrassano tantissimo anche se non prendono gli steroidi. Quindi il controllo del peso è un problema importante. La maggior parte dei ragazzini hanno fame sempre e se prendono gli steroidi hanno spesso più fame, fanno meno attività fisica e vogliono le merendine come i loro coetanei. E questo può essere veramente un grosso problema per le famiglie, una grande sfida riuscire a trattenere questi ragazzi dal mangiare. Poi ci sono tutta una serie di aspetti ancora non noti, di incognite. Non sappiamo, per esempio, quale corticosteroide sia meglio degli altri. Io non sono qui a dirvi che prednisone è meglio di deflazacort. Qualcuno tollera meno uno, qualcuno tollera meno l'altro. Allora, che differenze ci sono? Come facciamo a capire cosa dare al nostro figlio? Oh, qual è il momento migliore per cominciare la terapia con gli steroidi? Diciamo che gli steroidi hanno sempre un effetto positivo, ci sono ragazzi che rispondono meglio, quindi ci deve essere qualcosa a livello genetico che alla fine ci aiuterà a capire chi starà meglio con cosa. Bisogna anche riuscire a capire quando è il momento giusto per smettere, quindi abbiamo visto le notizie buone, quelle cattive, quelle su cui ancora non abbiamo grandi certezze. Quindi alla fine qual è il discorso finale? Che gli aspetti positivi devono essere più di quelli negativi. Quindi i vantaggi principali
sono che la situazione delle ossa è migliore, migliore funzionalità dei polmoni, funzione cardiaca migliore, la schiena rimane dritta più a lungo e i ragazzi conservano un buon livello di forza muscolare delle braccia. Gli effetti collaterali è che crescono di meno, c'è un ritardo della pubertà, ma questo va bene perché si evitano i foruncoli e la noia di farsi la barba tutti i giorni. Ci sono rischi di fratture vertebrali e aumento di peso. Allora, chi vuole essere il giudice? Qualcuno dovrà giudicare se gli steroidi funzionano. Non sono perfetti, l'abbiamo visto, ma secondo me sono un tipo di farmaco che rimarrà con noi per tanti anni. La cosa importante è riuscire a sceglierli bene e a scegliere il tipo di farmaco più adatto a ciascun ragazzo. Questo è un articolo che è stato pubblicato su una rivista di neurologia che può servirvi da riferimento. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie molte.